ricordo in modo come facciamo le nostre sedute, il nostro contatto medianico. Ascoltatemi per favore. Allora, ogni volta quando io apro il canale nel mondo spirituale, io chiedo che si presentano coloro che possono essere qui questa sera. Sappiamo che in un'oretta, un'oretta e mezza, non so quanto riusciremo a stare qui finché riesco, finché avrò le energie per fare i contatti. Mondo spirituale sa chi deve arrivare. Voi per favore mandate al mondo spirituale le vostre richieste per avere i contatti. Loro sanno con chi voi volete contattare, perché loro sanno leggere il pensiero. Perciò non scrivete a me, perché io non riuscirò. Ciao Marche, da Marche Aquila, ciao. Perciò io non posso selezionare chi viene e chi non viene. Tutti i contatti vengono fatti spontaneamente con collaborazione del mondo dello spirito, dove stanno i vostri cari. Per quello vi raccomando, quando ascoltate il messaggio che arriva dal mondo spirituale, ascoltate bene: se l'80% delle informazioni che vengono dette da me vi corrispondono a un vostro caro, per favore mi scrivete. Le altre persone, vi prego, per favore ascoltate senza scrivere altri commenti, perché io devo pescare da così tanti commenti che arrivano quello giusto, la persona per chi arriverà il trapassato. Cerchiamo di avere il rispetto verso il mondo spirituale, verso le persone che ricevono i messaggi, perché alla fine, anche se per voi personalmente non arriva qualcuno, questo non vuol dire che non c'è, perché i vostri pensieri sono tutti ascoltati, ok? Però non possono venire tutti quanti insieme perché abbiamo il tempo limitato. Quando cominciate a riconoscere i vostri cari, allora a questo punto cominciate a scrivere dicendo: sì, io riconosco l'80% dei dettagli. Questo potrebbe essere mio padre, mia madre, un mio amico. Ok? Ciao Stefania, Sara Valentina, ciao ciao ragazze. Ok? Abbiate pazienza di non scrivere. Adesso sì, ci salutiamo, mi fa molto piacere che mi salutate, però dopo appena cominciamo si calmano i messaggi e ascoltate, ok? Perché più velocemente io troverò il messaggio giusto, la risposta giusta scritta da voi, più velocemente io passo al prossimo contatto. Se volete avere più contatti, per favore rispettate queste regole, perché così lavorerò molto più velocemente, d'accordo? Bene, io spero che avete ascoltato tutte le regole. Poi dopo, più tardi, per le persone che arrivano più tardi, che si aggiungono più tardi, io ripeterò di nuovo queste regole, d'accordo? Bene, noi siamo tutti adulti, tutti sappiamo comunque. Ciao Francesco, che piacere vederti, sentirti, leggerti, ok? Cinzia, ciao, 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 tutti, 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 grandi abbracci, baci a tutti quanti. Bene, io direi che ora possiamo cominciare, io devo prepararmi. Perciò adesso scusate, ma io smetterò di leggere i vostri messaggi perché devo prepararmi energeticamente, psicologicamente alla serata. Davanti a me ho la candela, accendo sempre la candela per richiamare il mondo dello spirito. Anche voi fate la vostra preghiera o fate il vostro richiamo ai vostri cari. Ricordo anche che la mia personale interpretazione a qualche
ha qualche evidenza che arriverà dai vostri cari per farsi riconoscere, può essere interpretata magari non correttamente al 100%, perché qui c'è sempre un fattore umano, c'è sempre la mia esperienza del vissuto, che è molto diversa dall'esperienza vostra e dei vostri cari, perciò potrei interpretare qualche simbolo magari poco correttamente. Abbiate pazienza, ok? Abbiate pazienza e casomai se riconoscete il simbolo fatemi sapere, anche se magari la mia interpretazione sarà diversa dalla vostra. Il mondo spirituale non sbaglia mai, a volte noi che accendendo la nostra mente razionale facciamo dei errori, siamo tutti umani, allora per quello pazienza, d'accordo? Mandate il vostro pensiero nel mondo dello spirito e anche io adesso comincio a concentrarmi perché devo entrare nel mio canale. Ora un po' di silenzio per me, ok? Devo smettere di parlare e andiamo a incontrare qualcuno. Vediamo chi sarà il nostro primo ospite. Ok? Saluto tutti, tutti, tutti. Bene. Ok, ascoltate, vediamo chi arriva. Ok, le energie stanno manifestando, si stanno arrivando. Bene, io percepisco energia femminile, femminile. È una signora, sento che è un membro della famiglia. Però la sento piuttosto come zia. Sta da parte, se io per esempio immagino tipo albero genealogico, sta un po' a parte, non proprio direttamente verso i genitori, ma sta di fianco. Perciò per me sono le zie di solito. Sento che la signora è trapassata all'età attorno a 70 anni. Mi fa vedere che era molto indaffarata nella vita, ma poi si è ammalata e questa malattia è durata un po' di anni. Sento molto affaticata e mi sta lamentando della pressione. Mi sta dicendo che è stata parecchie volte in ospedale con i problemi cardiaci, con problemi di circolazione, con problemi di pressione, a volte diceva saliva tantissimo e mi dovevano proprio dare i pastigli che prendevo costantemente per abbassare la pressione. Sento che non c'erano le valvole che le mettevano, tipo bypass, non faceva nulla di questo genere, riusciva a stare abbastanza in piedi. Questa signora mi fa vedere Rosa, la rosa come il fiore, però potrebbe essere un nome, visto che a volte il linguaggio simbolico dei trapassati può essere interpretato anche in questo modo. La rosa, bella, rossa, perciò potrebbe essere legato al nome. Sento che era sposata e il suo marito sta dicendo che avrebbe dovuto fare un po' di dieta perché mi fa vedere che aveva un bel pancione e lei si preoccupava molto per il suo peso, il modo come lui si trattava il cibo, come mangiava. E allora, visto che il dottore ha detto al suo marito di fare un po' di dieta, lei gli stava dietro. Ecco, ma anche lei non è che era proprio magrolina, perciò stava dietro dieta anche lei. Questa era verso un po' di anni durato, magari 2, 3 anni, quando hanno cercato magari un po' più seriamente di andare dietro questa dieta, però avevano dei figli. E quando i figli arrivavano a casa di loro e facevano le tavolate, ovviamente queste diete non potevano più seguire perché era importantissimo di dare da mangiare a tutti quanti, che dovevano essere tutti contenti. Poi lei cucinava benissimo, mi sta parlando della cucina un po' del sud,
Del sud, sì, perché sono dei piatti belli pesantucci e anche in estate mi diceva che cucinava qualcosa di molto caldo e non piaceva la loro tavola fredda, anche se per esempio 40 gradi fuori puoi mangiare anche caldo, a volte un po' pesante, però non praticavano tavola fredda. I figli sono grandi, io sento un figlio maschio di sicuro perché sta dicendo che è orgoglio della famiglia. Comunque, se sono i zii, sta parlando di zie perché mi sembra che sento quell'energia. E allora vediamo da che parte arrivano. Io sento piuttosto la parte materna perché la signora mi fa vedere che aveva una sorella. E questa sorella, a sua volta, anche lei aveva figli, però mi sembra tre, perciò potrebbe essere una la vostra mamma, per esempio, almeno percepisco che siete in tre. Perciò sto parlando di una zia che si è presentata perché attraverso chi sta ascoltando vuole mandare messaggio anche alla sua sorella, visto che lì ci sono varie questioni familiari in quale la zia che ha mandato questo fiore rosa, magari sì, era coinvolta. Perciò adesso stanno riguardando un po' affari di famiglia e lei, la signora, è stata nominata. Perciò vuole entrare e chiarire un po' di cose. Bene, allora, chi di voi potrebbe riconoscere una parente di questo genere? Per favore, cominciate a scrivermi. Anche se vi risuonerà soltanto 80% dell'informazione, dove io potrei sbagliare magari un piccolo dettaglio, ma in generale la storia vi può risuonare. Fiore, Tina Santina, Slavi, io ho due zie nell'oltre, che si chiamano Rosa, una sorella di mio padre, una cognata di mio padre. Ok, padre. Aspettiamo ancora se a qualcuno risuona da parte della mamma, però la ro Rosa come potrebbe essere, come ho detto, il nome, ma può essere anche il fiore, anche se abbastanza mi risuona nome, però non sono certa perché non mi ha mandato altri messaggi di chiarimento. Mia zia aveva tre figlie, morta di infarto o comunque complicazione al cuore. Zia materna, Sara, carissima, se mi puoi per favore rispondere. Fiore, tu rimani per favore anche tu con me. Mi puoi per favore dire se il suo marito deve seguire qualche dieta? Ciao Elena, se aveva del... E suo film si chiama Rosa. Ah, il suo figlio si chiama Rosa. Ok, Sara, perché sentivo comunque che doveva essere da parte materna, però rimani con me per favore, Fiore, d'accordo? Ecco. Fiore, una zia aveva il marito con il pancione, loro erano pugliesi, poi sono venuti ad abitare a Roma. Ok, mia mamma è morta di infarto, tre fratelli e me. Qui stiamo cercando una zia. Mi risuona quello che riguarda Sara, però mi hai scritto pochissimo. Però origini del sud, ecco Sara, ok, origini del sud, perfetto. Perciò anche la cucina che facevano a casa era abbastanza pesantuccia. Io comunque sento Sara che io sono molto rivolta verso di te. Ok, io ringrazio tutti che hanno partecipato, anche te Fiore, però Sara, proprio ultimo riconoscimento, ti prego, quello che riguarda il marito, perché per me è molto importante, visto che mi ha fatto vedere in modo molto chiaro questo signore, che è il marito della zia, con pancione, che deve seguire una certa dieta. Sì, è morto di infarto, sì, era sovrappeso. Sara, io ti ringrazio tantissimo e ora
Ascoltiamo cosa vuole dire la zia. Cara, prima di tutto lei è felicissima di essere riconosciuta, ti manda un grandissimo, grandissimo abbraccio, nonostante magari non vi vedete molto, molto spesso, però lei sai che è sempre nel tuo cuore, era molto impegnata anche con i suoi figli. Ah, oh, sono felice, Sara, sono felice anche io per te, carissima. Bene, andiamo avanti, manteniamo questo ritmo. Ok, grazie signora, gentilissima, molto carina. Vediamo chi arriva. Questa volta sta arrivando un uomo. Il signore è abbastanza grande come lo vedo, non è proprio un omone, ma è... Ciao Vittoria, ma è ben messo, diciamo, ok? Mi fa vedere anche che avevo i muscoli, dice sì, perché facevo tanti lavori pesanti e mi fa vedere che scavava qualcosa legato alla terra, qualche macchinario. Perciò ho detto sì, mi sono fatto dei muscoli, sta dicendo, ho anche la schiena bella muscolosa, nonostante passava l'età, comunque lui manteneva questo bel fisico, diciamo. Ecco, mi sta dicendo, mi fa vedere le mani piene di terra. Io cerco di chiederle altre cose, ma lui era così appassionato di lavoro che faceva, perché era proprio la sua passione, che per adesso non riesco a passare altre evidenze, però questo è molto importante, così possiamo vedere quanto lui ci teneva a quello che faceva. E lo vedo abbastanza allegro, con un bel bicchiere di vino, perché dice, eh sì, dopo un lavoro così pesante, figurati se io non prendo un bicchiere di vino, perché sembra che lui, lavorando con la terra, aveva qualcosa a che fare magari anche con la vigna, perché la sento molto familiare tra lui, terra, vigna, vino. Poi vediamo in modo più preciso. Comunque, questo signore, io sento che è un parente stretto, un parente che può essere sembra papà, però lui si nomina anche marito e anche fratello. Vuol dire che aveva sia o sorella o fratello, e aveva la moglie, perciò lui si presenta con tutti i titoli. Ok, è entrata una farfalla, che bello. Vabbè, e saluto del mondo spirituale, chissà chi l'ha mandata. Dopo, se entra, vi faccio vedere. Allora, Dani faceva la vigna e il vino. Perfetto, perfetto. Adesso vediamo se era papà o era il nonno. Però io non sento la parola nonno. Io sento parola piuttosto papà, perché è un'energia, diciamo, più giovane rispetto al suo padre, ma della mentalità. Lo sento un pochettino più aperto. Sento proprio la passione pazzesca verso quello che faceva. È molto probabile aveva a casa diversi quadri o fotografie legate alla vigna, e le fotografie anche vecchie, perché la vigna di cui sto parlando è da tanto tanto tempo che esiste, perciò potrebbe essere che anche altri parenti, che anche magari padre o suo padre, suo nonno, lo avevano, perché questa fotografia che mi mostra è la stessa vigna, però di un po' di tempo fa. Mi fa vedere la cantina, e anche nella cantina potrebbe essere o la foto o dipinto, comunque della terra che lui ci teneva tantissimo. Mi fa sentire che
È trapassato, non stava bene. È arrivato proprio il momento, dice, ho sentito che cominciavo a cedere con le forze. È arrivata una malattia che nessuno aspettava. È trapassato, sì, è anche abbastanza velocemente. E da quando ha cominciato a sentirsi male, non è passato molto tempo. È stato accompagnato alla morte e proprio mi fa vedere il calo abbastanza veloce. Mi fa vedere le vie respiratorie, mi fa sentire il cuore, tutta la debolezza, ma sento proprio che c'era una malattia. Ecco, non riesco a identificarlo come fosse lui, sta girando attorno che aveva la malattia, che è trapassato, che è stato contento comunque di essere accompagnato nel suo ultimo viaggio, però non vuole dare tante importanze perché vuole parlare della passione. Dani, sì, lui aveva ereditato da papà. Dani, sì, giustissimo. Ok, allora Dani, io credo che io sono con te. Sono felicissima che abbiamo evidenziato così subito il tuo papà. E passo subito al messaggio, va bene? Perché così andiamo avanti con altri ospiti che arriveranno. Dani, lui sta parlando di passione. Andiamo avanti. Il nostro prossimo ospite. Bene. Che mi sta proprio bussando. Infatti, voglio vedere, ma chi mi sta bussando? Mi sta bussando qualcuno, una persona molto delicata. Adesso vediamo. Sta dicendo proprio, posso? Sì, entra, entra. E sta entrando una persona giovane. Una persona giovane, abbastanza timida, e una ragazza magra. Dico giovane perché per me giovane da 20 a 30 anni circa, magrolina, mi sembra che lei ha anche occhiali e mi sta dicendo che è trapassata attraverso una brutta malattia, sembra cancro, e proprio nella vita era abbastanza timida. La vedo, capelli un po' lunghini, ma fini, mi sembra, perché io non sono molto visiva, perciò, prendete con pinza la mia descrizione fisica. Se io sbaglio, è colpa mia, perché cerco di tentare nella descrizione, ma questo non è, la mia cosa forte, perciò, pazienza. E mi sembra che ha una treccia, ma una treccia abbastanza fine, come me, se io con i miei capelli fini faccio la treccia, sarà una roba piccola così, cioè fine fine. Ecco, sembrano capelli chiari comunque. Timidina, però sento che studiava perché mi fa vedere la casa sua e io vedo diversi libri. Mi sta dicendo che studiava, io sento tipo studi universitari, ma lei era sempre in questa sua essere magra. Tante dicevano, scusate la parola, magari era anche anoressica o la prendevano per anoressica perché o la statura sua era così fine, con lo scheletro senza ossa grosse, così, proprio fine fine, e tutte le dicevano, ma non mangi mai, ma perché sei così sempre bianca di faccia, no? E lei sta dicendo E lei sta dicendo che il suo trapasso ha portato ovviamente tanto dolore. Non aveva molti amici che potevano. Sì, qualche amica da parte dei studi, perché mi sembra che aveva già finito gli studi o era proprio alla fine. Portato tanto dolore per i genitori che hanno sofferto parecchio perché questa sua ritorna di nuovo a parlare del suo essere magra.
Era molto preoccupante per membri della famiglia. Non faceva nessun sport perché no, non ce la faceva proprio, visto che la sua statura non le permetteva. Ok? Poi ha detto non mi interessava molto sport. Leggere sì, mi fa vedere che ascoltava la musica e vedo auricolari che ha messo nelle orecchie. Non credo neanche che guardava la televisione perché non le interessavano molte cose sociali, però mi sta parlando dei film. Film, per esempio, guardava volentieri. Non so se un membro della vostra famiglia potrebbe essere qualcuno che potete conoscere. Non le piace molto la parola anoressia, però sembra comunque che c'entra perché quando la vedo mangiare, è veramente poco, 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 poco. Mi fa vedere il flebo che sempre per la via di mangiare è stata ricoverata dove le davano da mangiare attraverso il flebo. Ma dice, ma era la mia natura, non è che facevo apposta non mangiare per la bellezza o qualcosa. Non riuscivo, sembra che aveva uno stomaco grande così e proprio non entrava. Anche se è una cosa abbastanza preoccupante. E ho detto che lei è trapassato attraverso una malattia che somiglia a cancro per la sofferenza con quale la persona muore, ma magari lei cerca di dire che cosa le è successo, ma nel mio vocabolario personale non c'è un nome di una malattia, di questo genere, magari io che non conosco, perciò lei non riesce a spiegarmene. Vi chiedo gentilmente chi potrebbe conoscere questa ragazza, fine delicata, cioè proprio bussato alla porta prima di entrare. Magari potete riconoscere qualcuno che avete conosciuto in università, visto che lei ha nominato i studi e amici a quali lei era abbastanza legata, però non è che è riuscito a creare granché l'amicizia, visto che era una ragazza abbastanza timida, timida, non estraversa. Pensate bene, per favore, perché quando arrivano le persone di questo genere, per loro è difficile trovare le forze per entrare. Però, allora, Giulia, potrebbe essere la mia vicina di casa d'infanzia, è morta di anoressia quando avevo iniziato l'università. Giulia, ok, bene. Magari non riesci a riconoscere. Eravamo molto amici da piccole, cara Giulia. Infatti non sentivo grado di parentela, era proprio qualcuna parte. Non lo so se conosce, se puoi riconoscere qualche evidenza che ho dato, però se magari vi siete persi di vista, alcune cose possono non risuonarti perché non le sai. Però visto che sei l'unica che avevi scritto che hai riconosciuto questa ragazza, io credo che io sono con te. Ok? Allora, cara Giulia, io ti ringrazio di avermi risposto perché non è semplice, soprattutto quando non scrivo nessuno, io penso, che succede? Perciò grazie che hai risposto. Lei prima di tutto, molto magra, capelli molto fini, ma scuri. Ok, ho sbagliato il colore, ma va bene, va bene. Studiava molto, introversa, gli piaceva la musica, è morta in ospedale, stava facendo dei controlli, e si è spento il cuore. Grazie, Giulia, ti ringrazio molto per. Ah, stavi pensando a lei stasera?
Fantastico. Vedete come ci sente il mondo spirituale. Tu hai pensato a lei e lei è arrivata come la risposta al tuo pensiero. Questo è lo scambio di amore, di amicizia, è una cosa bellissima e questa la conferma che il mondo spirituale ci ascolta. Bella, bella, bella cosa. Perciò Giulia, lei ricorda tutto quello che avete fatto insieme. Wow, ok, vediamo. Ok, bene. Oh, siamo ancora tanti, vediamo quante contatti riuscirò a fare. Bene, andiamo avanti, vediamo chi arriva. Ringrazio la ragazza, gentilissima, molto carina. Chi che a me sta arrivando? Oh, mi sta arrivando un matematico, un fisico, un uomo che mi ha fatto subito venire in mente formule fisiche, matematiche, una testa molto logica. Non lo so se adesso arriviamo anche all'età e a tutto il resto, perché adesso mi sta bombardando delle formule, perché oggi stiamo parlando delle passioni, e anche questa è una passione per lo studio. Oggi proprio arrivano delle persone che, come la catena uno all'altro, si aggrappano e parlano un po' i studi, visto che prima abbiamo parlato da ragazzo con i studi, adesso è arrivato uno che ha studiato tanto matematica e fisica, più la passione di quel signore della vigna. Vedete com'è bello. Ok, allora questo signore lo vedo lavorare proprio con fisica e anche matematica e geometria. Mi sta dicendo, perché sembra che mi fa vedere i simboli geometrici. Sì, geometria, per vedere i simboli. Per esempio, possiamo parlare di un ingegnere tipo che sa manovrare molto bene sia con disegni, che ha bisogno angolazione di comunque mi fa vedere i suoi strumenti, che sono delle righe, riga curva, sì, va bene, non trapezi, tutte queste cose che lui usava per lavoro. E lo facevo per molti anni, ma non trapassato all'età molto avanzata. Io sento attorno 60, magari un pochettino più anni. Ok, ma di poco. Sì, non è trapassato. Attorno, un po' meno, un po' più. Allora, sento il trapasso che l'ho preso il cuore, mi sta dicendo l'infarto, mi sta dicendo l'infarto. Era molto impegnato al lavoro, stava lavorando e quando è trapassato era comunque qualcosa legato al lavoro. Magari era la morte improvvisa, perché o è tornato da lavoro o stava andando a lavorare, ma comunque si gira e si gira attorno lavoro più trapasso. In qualche modo sono proprio legate insieme. Magari addirittura è morto al lavoro, non lo so, però cerco di capire se è un parente. Sembra di sì. Sì, è un parente, però vuole parlare di altre cose. Aspetta, per favore, io lo so. È proprio un chiacchierone, anche se nella vita non sembra che era uno che chiacchierava molto, perché era un grande. È uno che pensava, ragionava, sempre la cosa logica. Non credo assolutamente che lui poteva essere una persona religiosa, perché qui vediamo soltanto fissazione al lavoro, progetti, schizzi con la matita, occhiali, sì.
Vedo che lui usa occhiali per vedere da vicino, perché davanti a lui fogli di carta e lui per vedere che cosa sta disegnando usa occhiali. Lo sto chiedendo della sua famiglia. Era un padre di famiglia, aveva la moglie, che molto probabilmente la moglie è viva ancora. Lui è trapassato abbastanza giovane, però la moglie adesso è avanzata un po' d'età. Sento i figli che potrebbero essere anche due. Qualcuno dei figli ha una predisposizione stessa della matematica, magari è andato a studiare qualcosa molto simile. Ok. Non credo che fumava perché le sue mani sono pulite, che non tengono la sigaretta, in senso che non sono giallini dai fumatori, non sento odore. Si vestiva bene per andare a lavorare. È proprio una persona per bene, si occupava della famiglia. La moglie, quando bambini erano piccoli, sta dicendo che ovviamente non lavorava, anche se lei ha la sua, se non laurea, ma aveva o ha ancora una professione che non ha mai cambiato, sembra, perché è proprio una famiglia dei studiosi, sia mamma che papà hanno fatto un bel percorso nei studi. Almeno quello che io sto percependo per adesso. Chi di voi riesce a riconoscere almeno 80% di quello che ho detto, oltre magari piccole cose che non sono state dette, vediamo poi andiamo avanti, ma almeno all'incirca se a qualcuno di voi può risuonare un personaggio di genere, un parente. Ok? Ornella, mi sto emozionando tanto. Ok, grazie Ornella, gentilissima. Grazie. Aspetto che qualcuno mi scrive nel riconoscere almeno l'80% dell'informazione, perché per me è importante. Bene, cosa mi fa vedere ancora? Mi sta parlando del guadagno, di buon stipendio che ha ricevuto e sembra che ha lasciato un po' di soldi che dopo sono state spese anche abbastanza velocemente, come sta dicendo. Claudia, salve, potrebbe essere mio zio acquisito. Ok, Claudia, adesso rimani con me, per favore. Patrizia, il fratello di mia zia può essere matematico, occhiali, non fumatore. Maria, mio fratello, è direttore marketing. Bene, ragazze, per favore, voi tre rimanete con me. Se qualcuno si aggiunge sempre benvenuto, tanto dobbiamo trovare questo signore. Per quello stiamo parlando, vedete, zio, fratello, perciò non sentivo proprio papà e allora cercavo di stare, sento parentela, però non sentivo per esempio padre, infatti nessuno di voi ha scritto che poteva essere papà, ok, in questo io ci sono, ok. I soldi che ha lasciato sono state spese, ok? Stiamo parlando di un uomo sposato con dei figli e che uno dei figli potrebbe andare sulla stessa strada di essere matematico o fare un qualcosa di genere. Per favore, mi confermate chi ancora nella famiglia è appassionato di queste scienze di precisione, se le chiamiamo così. Aveva solo due figli o due figli maschi e due femmine? Io sentivo i figli. Magari sono due dei figli che sono andati sulla via di matematica. Perché mentre mi faceva vedere i figli, mi ha fatto annotare questa cosa. Emanuela, due figli maschi sono fisici matematici. Ok.
Va bene, Emanuela. Bene, allora potrebbe essere, visto che nessuno mi ha altro scritto. Ok, Maria Rosa, mia figlia sta studiando marketing, non era sposato e ho ereditato. Ok, Claudia, mio zio era ingegnere chimico, il figlio ha fatto gli stessi studi. Il padre era professore di matematica. Bene, allora. Rimanete, Maria Rosa, io ti ringrazio, però sto parlando di una persona sposata, perciò con me rimani Claudia e Emanuela. Ok? Bene, questo che è interessante, lui comunque ritorna ai soldi perché erano molto importanti. E sta dicendo che ho fatto con il cuore e è stato contento che questi soldi sono stati trovati e sono stati usati non per le cose piccole, ma comunque con questo il padre del mio ex fidanzato. Ok, perciò non lo so, Emanuela, se puoi conoscere questo particolare. Dei soldini, perché lui si preoccupava del buon uso di questi soldi che dovevano andare per gli studi e ha detto che sono state utilizzate bene, però sembra che è rimasto ancora qualcosa, sono state un po' accumulate. Lui è un calcolatore, stiamo parlando di qualcuno che per lui il bene della famiglia, il suo guadagno, la passione per il lavoro che faceva, per far studiare i figli, che niente doveva mancare, lui anche adesso si preoccupa del benessere materiale nella famiglia. Ok, bene. Se qualcuno di voi, Claudia, Emanuela, sapete qualcosa di questo aspetto che è importante, che fa parte del messaggio con cui lui è arrivato, allora per favore fatemi sapere. Okay? Perché devo anche capire chi di loro due. Prima, Claudia, tu avevi parlato dei studi chimici. E io stavo chiedendo se stiamo parlando delle formule chimiche e mi sta dicendo no, fisica e matematica, sta precisando. Fisica e matematica sono proprio altri tipi di studi, nonostante stiamo parlando della scienza. Perciò, Claudia, alla base delle risposte che mi hai dato, chiedo scusa, ma io ho proprio richiesto ancora. E Emanuela, io sono con te. Ok, lui ha contribuito alla fine della mia relazione, cioè in senso quando voi vi siete lasciate, lui c'entrava ed ecco perché è venuto da te, Emanuela, perché gli dispiace. E allora, mentre stavo aspettando qualcuno, ho fatto questo gesto e subito c'era la signora che ha detto: sì, anche io pregavo molto nella vita, anche io pregavo. E mi sembra che io sto parlando proprio di una suora. Di una suora, perché questo gesto è tipico cattolico, non magari così, non lo so. A me è venuto a dire così spontaneamente, tipico cattolico, poi dopo non lo so. Comunque sta tenendo mani così e io sento che tra le dita qui mi scende rosario. Io sento la signora vestita in, sì, come suora, molto umile, sì, anche con coso bianco. Scusate, io non conosco i nomi di vestiti così particolari. Non è il velo, ma sapete di cosa sto parlando. Sembra marrone come il vestito. Ecco, mi sta dicendo che lei è un membro della famiglia. Membro della famiglia? Perché lei sta pregando per la famiglia della persona perché è arrivata. Mi sta di. Adesso cerco di capire, una suora,
Mi stanno lasciando un attimo le mie forze, ok? Perciò io adesso mi sto proprio con ultimi sforzi, sto cercando di capire, ok? Lei sta pregando per qualcuno che entro un anno ha perso addirittura un paio di membri della famiglia, entro un anno. Entro un anno. E lei dice che è stato un anno difficile. Sono andate queste due persone e un funerale dietro l'altro e un membro della famiglia, non così tanto tempo fa, sembra un uomo che è trapassato, non molto tempo fa, magari sono passati 6 mesi. No, un pochettino di più, ma comunque, e lei sta dicendo che essendo un membro della famiglia, lei sta ovviamente pregando per tutti e che nel mondo spirituale lei accoglie ogni persona che entra lì e prega per loro e li accoglie. Danila, è la mia zia suora. In 6 mesi ho perso la mamma e lo zia. Oh, cara Danila. Ok, Danila. Sì, è per te. È la tua zia? Bene, abbiamo trovato subito. Sono contenta. La tua zia è stata molto precisa nei dettagli. Cara, sappi che la tua zia che ha scelto questo percorso come il percorso del cuore, dove pregare per le altre, è la sorella di mio nonno, dove pregare per le altre, per lei è stato proprio un richiamo dal Signore, come sta dicendo, perché nella sua bontà del cuore, preoccuparsi per gli altri, sta dicendo preoccuparsi anche del mondo, la mamma a marzo e zio ad ottobre. Oh, cara, magari ho invertito una con l'altra, mi dispiace, ma comunque sì, non hanno. Oh, Danila, caspita. Ok. E lei sta dicendo anche tu, Danila, che hai la preghiera nel cuore, sta dicendo, ti aiuterà a passare questo momento molto doloroso. Prega, prega, lei è con te, lei ti sta aiutando. È una donna così umile, così buona, e sta dicendo, non ti preoccupare, chiedi a lei quando hai bisogno e non ti preoccupare per i tuoi cari. Lei a distanza con te, a distanza ovviamente delle dimensioni, con la sua preghiera sta lavorando, sta pregando per te per la guarigione della tua anima e del tuo stato emotivo. Lei prega per te che riesci a riprenderti da questo lutto, che riprendi la tua vita, via e vita, e che sei forte, ti sta dando la forza e guarigione per questo anno così difficile. Perciò, Daniele, c'è tanto amore dal mondo spirituale per te, sta dicendo la tua zia, che la tua mamma, il tuo zio, sono lì. Stanno facendo il loro percorso, perciò è lei adesso è venuta come portavoce per loro due, che per vari motivi, proprio per come funziona quella dimensione, per percorso dell'anima che deve fare ancora, ti sta dicendo che loro arriveranno. Devi dare un po' di tempo, ti possono trovare nel sogno. Però abbi pazienza se magari oggi nessuno di loro due è arrivato, è venuta lei. Però
Ma proprio per dirti, aspetta, loro ci sono e ci saranno sempre per te. Bisogna rispettare un attimo i loro tempi personali. Però da parte loro ti manda un grande abbraccio, un grande amore. Loro sanno benissimo che la zia è qui a parlare. Perciò anche io, come Slavi, porto la mia preghiera verso i tuoi cari. Perché la zia continua a mettermi insieme le mani e anche me dice: sia gentile con tutti che arrivano. Cioè, mi sta facendo proprio la messa, tipo, mi sta dicendo anche a me delle cose: comportati bene con le persone che arrivano, mandi tanto amore verso le persone trapassate, e mi sta insegnando anche come devo comportarmi, che è giustamente in modo cristiano, facendo un lavoro di questo genere. E poi mi sta dicendo: vedi che io, nonostante sono suora, che credevo in determinate cose, io sono qui con te perché siamo tutti nello spirito e non c'è più queste dogme che questo non si può fare, che non si parla con i morti. E allora lei dice: io sono morta, io ti sto parlando, io sono una suora che ha avuto delle certe credenze, che non abbandono la credenza in Cristo perché porto ancora la sua croce, perché questo crocifisso che ce l'ha nelle mani è ancora con lei. Però dice: voglio farti vedere che tutto è possibile. Tutto è possibile, ok? Perciò io la ringrazio per questa infinita saggezza e per quello che lei sta dicendo ora a noi tutti quanti, visto che ha toccato anche la religione, perché è arrivata da noi una persona molto religiosa e che dice: che no, per la religione non era possibile contattare i morti, non disturbate i morti, tutto viene comunque da parti basse, eccetera, eccetera. Che lei adesso suora pregare con noi, con la terra, attraverso un canale medianico. Vi rendete conto che cosa sta succedendo? Io la ringrazio infinitamente, la tua zia Danila, perché ci stai insegnando tanta roba. Tanta roba. Ok, ciao zia suora, anche se eri la zia della mamma. Ah, lì certo. Ok, bene. Carissimi, io ringrazio il mondo dello spirito che ci ha accompagnato in questa serata. Bene, un abbraccione a tutti. Buonanotte, buonanotte a tutti, tutti, tutti. Grazie mille, grazie. Saluterò poi tutti quanti, leggerò tutti i vostri messaggi poi dopo, quando finiamo. Ciao a tutti, ciao, ciao, ciao.